C'è dello smarrimento nel senso che alcuni non sapevano proprio di questa sospensione, altri non avevano ben compreso questa sospensione, e quindi diciamo così, il nostro lavoro in questi giorni è cercare di far comprendere il contenuto di questo provvedimento. Sono arrivati in queste ore i fatidici messaggi di sospensione, gli SMS inviati dall'INPS. A dire così addio al reddito di cittadinanza saranno anche molti aretini. Le persone che poi beneficiano di questo aiuto economico in provincia sono circa 4.500, proprio in virtù del fatto che chi usufruisce del reddito di cittadinanza non è riferita alla sua condizione personale, ma bensì alla condizione di un intero nucleo familiare. Si tratta della prima tranche del provvedimento. I primi esclusi sono infatti i cosiddetti occupabili, nuclei familiari in cui non ci sono minorenni, over 60 o persone con disabilità. Per tutti gli altri casi resterà in vigore fino a dicembre e da gennaio sarà convertito nel nuovo assegno di inclusione, dove prevede alcune tipologie di requisiti che un po' assomigliano al precedente reddito di cittadinanza, altri invece varieranno. Per i percettori considerati occupabili, quest'anno il sussidio durerà 7 mesi, in attesa che diventi operativo dal 1 settembre il supporto alla formazione e al lavoro. Delle ripercussioni economiche, sì, evidenti ci saranno, perché probabilmente anche il nuovo strumento di supporto formazione e lavoro, si parla di cifre che dovrebbero arrivare a 350 euro rispetto a quello che precedentemente magari un soggetto ha percepito, un nucleo familiare ha percepito, che potevano essere un minimo di 500-600 euro. Nel momento dove la povertà sta aumentando, intervenire e tagliare questi strumenti è di fatto colpire la povertà, che è una condizione nessuno di noi vorrebbe. Chi si vedrà ritirato il reddito di cittadinanza si troverà anche senza l'assegno unico per i figli. Chi era titolare di reddito di cittadinanza era contenuto all'interno, e quindi chi si vedrà sospeso il reddito di cittadinanza dovrà provvedere anche a fare nuova istanza di assegno per percepire il pagamento in maniera diretta.